Nell'immaginario collettivo, almeno in quello a propulsione social network, gli sbarchi di migranti sulle nostre coste meridionali sono cessati. Merito del governo guidato da Giuseppe Conte e sostenuto da Salvini e Di Maio con le rispettive forze politiche. Un trionfo, insomma. Almeno fino a leggere notizie dai luoghi interessati. Ciò che emerge è che gli sbarchi a Lampedusa non si sono fermati. Tant'è che, per dirne una dalle spiagge più calde, nella notte fra domenica 12 e lunedì 13 agosto, sono arrivati almeno 100 migranti con 7 imbarcazioni. Per la maggior parte si è trattato di tunisini, che sono stati bloccati o al momento dell'approdo sulla costa, o nelle acque immediatamente antistanti. Tunisini, dunque, migranti che qualcuno definisce economici, non profughi che fuggono dai quadranti infuocati del vicino Oriente. A informare il resto del paese, per metà addormentato sotto gli ombrelloni e per l'altra a metà ipnotizzato da immagini condividi, devono saperlo tutti che piovono dai figli di Putin sugli smartphone, è il sindaco di Lampedusa. Cioè da chi vive giorno per giorno la problematica, con i piedi nella sabbia e le mani sulla coscienza. L'emergenza c'è ancora. Arrivano su piccole barche, a intermittenza, un giorno registriamo anche 11 sbarchi, poi qualche giorno di stop, e ancora altri sbarchi, ha dichiarato Totò Martello, nella foto in alto. Primo cittadino della splendida isola satellite della Sicilia. Martello ha poi precisato che ormai gli sbarchi sono continui, questa è la realtà, non quella dei tre. La situazione è questa, chi parla di emergenza superata non dice il vero. Stamattina una cinquantina di migranti sono stati imbarcati sul traghetto diretto a Porto Empedocle. Ma a Lampedusa sono arrivati anche gli 11 migranti che si erano rifiutati di salire a bordo della nave Aquarius, ancora alla ricerca di un porto sicuro. Nonostante fossero in mare da due giorni, con poco cibo e poca acqua, hanno deciso di non salire a bordo della nave umanitaria, senza sapere dove sarebbero sbarcati, e hanno preferito continuare a navigare verso l'isola, dove sono stati portati da una motovedetta italiana. C'è un altro fenomeno, che evidenzia come la tendenza degli sbarchi non sia stata per nulla arrestata. Sono i cosiddetti microsbarchi che continuano a crescere, e, anzi, dall'inizio del 2018 sono diventati il modo più sicuro per nordafricani e altri migranti provenienti dall'area subsahariana. I dati del Viminale sono chiari. Alla data del 15 agosto sono arrivate 6.812 persone da tratte diverse da quella libica del Mediterraneo centrale. Di questi, 3.548, 19% sul totale del 2018, sono originari della Tunisia, mentre dall'Algeria, che è un altro paese di partenze, sono arrivate 788 persone. I restanti 2.476 provengono da tutto il continente africano. Dal 20 luglio al 5 agosto, inoltre, sul versante ovest della Sicilia, Pantelleria e Lampedusa, sono stati registrati 31 sbarchi per un totale di oltre 300 persone rintracciate o soccorse,